è vero, buonasera a tutti. Perché abbiamo detto che oggi dobbiamo fare un live da questa ID in lingua italiana? Perché questo giornale, il giornale si chiama Il Giornale. Questo Il Giornale è scritto un'informazione, non è vero. Poi comunque Il Giornale dicono che una intervista del ex consigliere regionale Difendiamo Italia, per loro. Comunque, sintesi questo. Lì hanno scritto che comunità raccoglie circa 2 milioni di euro per fare un cimitero islamica. Poi scrive che forse questi 2 milioni non è sufficiente. È vero, con 2 milioni non può fare una cimitero islamica. Perciò loro dicono che questo è un trucco della comunità del Bangladesh. Poi qui c'è, diciamo, proprio dalla sinistra, voi vedete, segretario generale signor Simon, poi c'è aggiunto segretario signor Imam Hussein Lee Khan, poi c'è presidente signor Hassan Ujamal, poi c'è vicepresidente Aminul Islam. Poi un'altra informazione, proprio oggi, no? Come anniversario dell'elezione della comunità del Bangladesh, no? Perché proprio il 30 luglio del 2017 loro hanno partecipato all'elezione e hanno vinto con partecipazione più di 2300 schede che abbiamo aperto, tutto questo. Perciò un auguro a loro prima di tutti. Grazie. E questo siete dell'associazione del Bangladesh Association Italia. Ok? Allora, io vado come una portavoce. Io meglio se siete da questa parte che sta loro con noi. Allora, c'è un'informazione per questo, che dove arriva questi soldi e quanti soldi serve. Noi abbiamo un progetto circa 50.000, come si chiama, tombe. 50.000 tombe. Allora, 50.000 tombe. Perciò 50.000 tombe vediamo forse per 200 anni. Sì, proprio. 50.000. Vediamo per 200 anni. Ma i partecipanti non è 50.000 persone. Partecipanti forse 3.000 persone. Perciò 3.000 persone che partecipa e fa questo, come si chiama, beneficiario per un cimitero islamico, per 200 anni, che serve ancora 40-50.000 persone per fare. Perché abbiamo bisogno di questo, come posso dire, per cimitero islamico? Perché oggi, quando muore un immigrato, il cadavere noi mandiamo 99% in paese d'origine, Bangladesh, India, Pakistan, dove muore, di Africa, tutto parte, mandiamo lì. Ma attenzione, dopo 10 anni, 15 anni, non c'è questo percorso, cambiano. Perché i nostri figli, ormai già grandi, scendi, qualcuno già è entrato in lavoro, qualcuno ultimo anno dell'università, qualcuno già laureato. Loro, dopo 5 anni, diciamo, cui si sposa, cui si è matrimonio, cui si nasce i nostri nepoti, e dopo noi è morto, vita normale, no, lo deve morire. Allora, i nostri figli sicuramente non autorizzano la comunità a mandare il corpo nostro in paese d'origine. Perché loro dicono giustamente che noi non andiamo in Bangladesh, né Pakistan, né nessuna parte, ma perché mandate i cadaveri del mio genitore in paese? Perciò loro chiedono le cadaveri rimanere in Italia. Allora, come io sono un fede islamico, tutti altri fede, secondo me loro hanno bisogno un posto secondo loro crede. Giornale è scritto che forse il comune deve dare soldi, contrario. Noi abbiamo fatto così ragionamento: se muoio oggi io o qualsiasi persona, possono morire qualsiasi persona, se muore una persona, se mandiamo il salma in paese nostro, comunque circa 3.000 euro, sì. 2007, 2008, no? 3.000 euro, oppure se non mandiamo, se spendiamo in Italia, è stessa cosa, sempre circa 3.000-3.500 euro. Perciò la salma, il costo cerca circa 3.000 euro, 2008-2007. Se muore domani o dopodomani, comunque qualcuno deve pagare questi 3.000 euro. O portare paese origine o mettere qui. Noi stiamo cercando di fare questo
anticipare. Cioè mi anticipo. Con questo anticipo del 3.000 persone o 2.000 persone abbiamo un fondo 5-6 milioni di euro. Questo che è chiaro, che dove c'è scritto 2 milioni di euro, poi 2 milioni di euro non sufficiente, e poi il comune deve dare soldi. No, lì c'è un'informazione errore. Prima di tutto, con 2 milioni di euro non può fare nulla cimitero. 2 milioni di euro più IVA, altre spese che arrivano più di 3 milioni solo per terreno. Se arriva a 3 milioni per terreno, minimo un altro 3-4 milioni che serve per aggiustare tutta la situazione. Fare la strada, come si chiama, tombe, strada, alberi, giardini, impianto acqua, impianto elettrico, tutta questa situazione. Allora, perciò questa è nostra, diciamo, come posso dire, nostro progetto. Nostro progetto è chiaro. Un immigrato se muore oggi, comunque o famiglia dell'immigrato, o suoi amici, o suoi parenti, deve raccogliere 3.000 euro, mandare i suoi cadaveri paese origine, oppure mettere in Italia. Nessuno regala nulla, deve comunque queste spese. Noi stiamo cercando. Se 3.000 persone anticipa, anch'io anticipo questi 3.000 euro a un comitato, questo comitato gestisce questi soldi, con questi soldi prende un terreno dove dovrebbe essere un, come posso dire, un 100% un cimitero islamico. Non è vero che quando chiede parte per sua fede un cimitero significa non siamo integrati. Questa falsa informazione che hanno portato. La fede proprio del dentro non può fare una preghiera. Islamici, induisti, cattolici, buddisti, tutti insieme dentro una sala, non può, non può. Uno dice Allahu Akbar, un altro dice Ave Maria, non può, non può, dentro una sala non può. Perciò, per rispetto della loro fede, rispetto di tutti i fedi, deve essere separati. E stessa cosa, dentro cimitero in Bangladesh, no? Famoso cimitero quale? Si, Azimpur. Ok. Azimpur, un famoso cimitero, famosissimo cimitero, più di 400 anni, no? Sì, sì. Capitale Dhaka. Allora, lì un cimitero islamico. Nessuno altra fede, cattolici, buddisti, ebrei, non portano i loro cadaveri lì. No, loro c'è un'altra parte, bravo. Loro c'è un'altra parte, questo possono dare testimonianza a loro proprio. Perché in Bangladesh, no? Signor Lincoln, tu mi puoi dare una testimonianza? In Bangladesh, se muore un cattolico, un cristiano, loro dove portano? Portano dentro come di cimitero islamico? Assolutamente no. Perché non portano? Perché non portano, perché non esiste una cosa del genere. Questo è domanda sempre chiara, che dico quello ex senatore che sì, è scritto al telegiornale, una domanda che lei ha fatto, una propaganda. Anche in mia associazione bengalese, noi sto dicendo chiaro, pulito, noi facciamo una terra, quella che visto è vicino città, una terreno che un progetto di 300 anni in futuro, progetto per i miei figli, non è per oggi quello che c'è, per i miei figli in futuro che nasce qua come musulmano. I miei figli non mi accettano mai, mia tomba deve essere il mio paese. Perché non esiste questa cosa, perché il mondo sta cambiando. Poi un'altra cosa, oggi che è venuto, giornalisti, Alessandra, eccetera, eccetera, non mi ricordo il nome, precisamente, integrazione non deve giudicare sopra il cimitero musulmano. Questa è una cosa, è religioso, una cosa con religione, come non può mettere, signor Nurel Siddiqui Paccio, che ha detto un cristiano quanto muore, non può mettere dentro il cimitero un islamico, esatto. Stessa cosa che ha fatto l'anno scorso sindaco di Torino. Sì, sì, sì. Questa informazione che mi ha dato Nurel Siddiqui Paccio, io non sapevo, meno male, una cosa da sapere. Da sapere pure lei, chi sta parlando contro di questa propaganda che sta purificando, diciamo, sì, mettendo tutto da parte. È giustamente questo musulmano quanto è morto, e il sindaco di Torino ha messo fuori di cimitero cattolici. Perché? Per rispetto, ha fatto un muro pure, perché è brutto per mettere insieme uno dentro altro.
Perciò lui sta questo, facendo, diciamo, io mando adesso non lo senti chi fa giù, quelle che sento io, mio figlio non vuole, io vado, vanno adesso per conto mio. Voglio essere tomba mio padre. Io auguro che vivi ancora per ancora cent'anni. E poi c'è il nostro segretario generale, come si chiama? Signor Simon. Simon Simon. Se lei può dare minimo una testimonianza intendo di dire, per dire, perché tutti i giornali dicono sempre rompe baccio è lui, no? Allora, per una testimonianza chiara, una domanda chiara, anche in bengalese che se mi va a dire così, no? Bangladesh città khola, jeta hindu der città khola, তার পাশে বা তার সাথে কি মুসলমানের কোনো কবরস্থান আছে, বা মুসলমানের কবরস্থানের ভিতরে চিতাখোলা বা অন্য কোন ধর্মীয় লোক নিয়ে যায় সেখানে, এই ব্যাপারটা কি আপনি একটু বাংলাদেশ আমাদেরকে কোনো অসুবিধা হয় যদি আপনি আমাদের ছোট্ট একটা ধারণা দিতে পারেন? ধন্যবাদ। অবশ্যই না, আমি একজন মুসলমান হিসেবে যেটা ছোটকাল থেকে দেখে আসছি, আর জোরে বলি পরে আবার ট্রান্সলেট করবো আমরা, আমার বাংলাদেশে আমার জন্য প্রথমে আমি বলি, যেখানে মুসলমানদের কবরস্থানের সাথে যেটা হিন্দু বৌদ্ধ কোনো ধরনের সম্পৃক্ত বা কাছাকাছি না, টোটালি বিষয়টা আলাদা আলাদা। এবং এটা আলাদা তো মুসলমানে করে নাই, এটা তো আলাদাটা তারা নিজেরাই মনে করে, তাদেরটা যার যার রিলিজন তারাই রেসপেক্ট করে, তারাই আলাদা আলাদা করে। ব্রাভো, বা বেনে সেরবি বা কোস্তা টেস্টিমোনিয়ানজা পের দিরা প্রোপ্রিয় জার্নালে, perché come giornale scrive in qualche modo che io sto cercando di fare, no, questo segretario generale dell'associazione del Bangladesh in Italia, eletto con 2 giorni di voto continuo, 29 e 30 luglio 2017, aperti, era un articolo La Repubblica, tutti i giornali eccetera, e il segretario conferma, dentro il cimitero islamico non portano in Bangladesh altri fede, non è che gli islamici dicono non puoi entrare, no, loro per rispetto loro religione portano un'altra parte, non significa che, come si chiama, questo è un contrasto della religione, no, questo è un rispetto della religione, tutto questo. Io sempre chiedo un'altra informazione al nostro presidente per dire un chiarimento, perché qualcuno sta pensando questo, presidente, oddio buono, e forse come si chiama, faccio facendo un progetto, con questo progetto comune costretto a pagare 5-6 milioni di euro, noi non abbiamo soldi italiani per mangiare, perché il comune deve dare questi soldi? questo è un problema d'uscito. Allora, il problema che pensando è che oggi che il giornale che è uscito, come ha visto e lei spiegato, noi come pensato per futuro un cimitero islamico in Italia, perché ad esempio io mio tutti i figli adesso grandi, non solo figli, anche se nipoti suo, figli, no? Anche nipoti, cioè suo, figli dei suoi figli, figli o figlia, questo voglio dire, anche figlio, perciò tu sei diventato nonno. Figli miei sono usciti dall'università, uno commercialista, uno avvocato, uno dottore, e anche se stato in italiano, anche stato in italiano, tutti italiani, sì. E suoi figli giustamente loro non vuole che io come quando muoio 10 anni, 15 anni e così, possibile che anche domani io morto, loro non vuole. In paese anche mio padre e madre non c'è, dove va, dove manda mia cadavere dove manda, chi riceve? Come me, come no, noi sono primo generazione in Italia da 90-85 che è arrivato, noi adesso morendo uno per uno, tutti i miei amici quasi morendo. Penso che anche il mio numero prossimo anno sta arrivando, domani automaticamente mio figlio non vuole il mio cadavere e manda a paese, anche in paese anche nostra, non c'è madre, nessuno dove riceve, nostra padre e madre anche non c'è, perciò non diciamo c'è chiaro, automaticamente noi vuole sistemare per futuro nostri figli, per figli che un luogo, un posto, un luogo, un posto musulmano, nostri figli, figli per figli, che rimane qua. Bravo. Noi come sistemato, io pensato, io pensando e organizzare che futuro, come io 3.000 euro, esempio col, noi calcolato, sì, quasi 2008, quando 3.000 persone in un giorno, ognuno c'è una proprietà di centuale, esempio che come 81 ettore di terra, e divide 3.000 posti, come io, 1, 2, 3, 4, sì, sì. Così 3.000 persone,
3.000 persone dividato, noi come quasi 6 milioni di euro che serve, sì, sì, sì. 3-4 mila euro per terra, altre cose per sistemare di cose, tante cose. Per questa cosa come esempio che 2008 fino a 3.000 euro ogni cosa, io ho comprato 2 euro. Io anticipamente ho richiesto che io prendo 2. Perché 2? Io non serve. Io serve per il mio cadavere solo 3 metri. Perché altri? Perché futuro, che anche i nostri figli e i figli per figli, possibile per loro per riservato, possibile che futuro noi organizziamo per, come io gratis automaticamente, perché io sono un proprietà di... Un socio di questo di quello islamico, automaticamente ancora non lo so, mio figli, anche figli per figli, che il loro cadavere sta qui o no, automaticamente futuro. Dopo che noi è morto, per noi vuole prima di morire organizzare questo tipo di che prossimo 200 anni, 300 anni che i nostri figli, loro pensare che nostro padre, nostra zio che no, creato qualcosa per noi. No, loro che adesso Giovanni, loro figli di figli, che una che nostra papà, mamma, che cosa ha fatto in Italia? Che bevuta no, parole, no, scusa. Scusa. Automaticamente loro dicono in questo momento amici loro parlare, se vede il nostro padre è morto in Italia 30 anni, bevuto 40 anni, 50 anni in Italia, però non è creato qualcosa per il futuro. Un luogo islamico, per dire. Comunque, grazie, noi vuole sistemare per tutti islamico, acquisto che noi creando, io sono Bangladesh, che non è solo per Bangladesh, bravo, che bravo. Africani, qual è la fede islamica? Fede islamica, quella dei musulmani, anche loro può entrare, come in cimitero, come prima volta anche mio figlio sta là, che non ta, che è un incidente stradale, ricordare questo, che su, un incidente stradale muore suo figlio, comunque è spellato a, come si chiama, prima porta. Giustamente lui adesso, diciamo, quando va per ricordo per suo figlio piccolo, no? Sì. Incidente stradale morto, lui quando va lì lui non può fare una preghiera in alta voce come fanno, diciamo, ogni paese islamico, per andare lì per dire Allahu Akbar, per fare una preghiera, no, perché vicino c'è altre fede. O qualcuno pensa lui una terrorista che è venuto in cimitero per assaltare qualcosa, se lo dicono forse fuori cervello, cioè non è compatibile. Perciò, per rispetto dei cattolici, rispetto degli induisti, rispetto di tutto, al minimo, come si chiama, di un po' di separare questo. Io, diciamo, prima di concludere, bene, perché allora io vado anche, come si chiama, un altro, diciamo, sempre componente della comunità del Bangladesh, pur essendo eletto, ma noi valutiamo lui come consideriamo come seconda generazione. Seconda generazione consideriamo perché lui quando quasi 13 anni in Italia, 14 anni in Italia, perciò un ragazzetto del 24-25 anni, se sta 14 anni in Italia vuol dire è venuto un pischello piccolo, no? Noi valutiamo come seconda generazione. Allora, io vorrei capire anche seconda generazione a voi, cioè voi ormai in Italia è stabilito, avete aperto attività, siete commercianti, ma in futuro nostro, vostro, no? Voi che cosa pensate? Se il governo Italia non manda domani prende tutti via, se non manda così, ma voi che cosa volete, rimanere in Italia o volete dopo 10 anni, 15 anni ritornare in Bangladesh? Domanda. Assolutamente no, è come io vivo in Italia come il mio paese, perché io sento proprio, io sento come il mio paese, perché ormai già passato 14 anni, non è possibile adesso tornare nel mio paese. Cioè 14 anni proprio passato quando lei inizia a crescere. Quando sta crescendo ormai già ha preso la cultura, la lingua, le altre cose, adesso tutto qui, perché lei già, come ha detto, che già ha iniziato l'attività, già sta facendo il business, ha fatto l'aula qui, tutto qui, per caso. Come io sento, questo è il mio paese. Cioè non senti più bengalese che rispetto che io sento più italiano. Anzi, che senti italiano, anzi del romano. Perciò tu comunque, diciamo, per vostro, come si chiama, che ha aperto un'attività, aperto così, giustamente anche, come oggi io ricordo, anche come si chiama, giorno della, come, anniversario, morto suo padre di 3 anni fa. Sì. 3 anni fa tuo padre è morto in Bangladesh, vero? Bangladesh. Allora, proprio oggi, no? Sì, sì, hai fatto una preghiera, come ho saputo, per rito islamica, ma dove hai fatto questa preghiera? Oggi ho fatto qua, via Capua 4. Allora, via Capua 4 c'è una mosca, tu hai fatto tua preghiera per pacificare santo, come posso dire, una cosa spirituale per tuo padre, no?
Perciò è proprio questo che un secondo generazione, per ricordo per suo padre, lui oggi ha fatto una preghiera, chiamato imam, altri amici, ha fatto una preghiera rito islamica per beneficiare l'anima del suo padre. Proprio stessa cosa, quando lui cresce, cioè già cresciuto, lui se domani fa un matrimonio, poi se cresce i suoi figli, lui non vuole andare a paese, pensi che i suoi figli o che cosa vuole? Ormai no. Allora, perciò proprio questo, allora io proprio vedo così, concludo così, l'amministrazione, questura, Digos, squadra mobile, carabinieri, guarda finanza, poi un altro che cosa, sia organi, tutti organi, antiterrorismo, tutti, siete vivamente pregati, invito io, per aprire 360 gradi occhi, controllare la nostra dichiarazione, Facebook, sito, email, volantini, luce, tutto luce del sole, tutto chiaro. 3.000 persone, basta che anticipa loro le spese del funerale. Il nostro progetto è questo. Se muoio io domani, o mio fratello, o lui, o amici, deve pagare 3.000 euro circa per mandare mia salma o mandare in cimitero. Questo soldi abbiamo chiedendo anticipo. Basta 3.000 persone. E siamo sicuri che quando io muore, no, sicuro. Sicuro. Quando io muoio, sicuro. Quando io muoio sicuro che nessuno va a chiedere soldi, perché io ho già pagato anticipo, c'è un fondo, c'è un posto. Questo è il nostro progetto. Perciò tutto deve essere tranquillo, particolarmente aria destra, tutti i giornalisti che siete contro i migrati, siete, rimane tranquillo per favore. Soldi noi non chiediamo al comune, contrario, noi facciamo fondo, compriamo terra e regaliamo al comune per avere un cimitero secondo legge italiana. Non vorrei nascondere nulla, se legge consente, se legge italiana dicono sì, è fattibile, facciamo, se non è fattibile non andiamo di fare. Io chiedo questo, come è venuto anche un altro nostro componente, però non prende minore perché sta minore, allora no, non prende minore, soltanto nostro, come si chiama, presidente della associazione della bancarella, ce l'ho proprio andata una cosa. Bancarella, e bancarella intendo che bancarella regolarmente registrato, non è che bancarella come dite voi abusivo, bancarella regolarmente registrato, c'è il signor Monroso Moina, e anche loro associazione ha detto, aderiscono per questo progetto del cimitero, dove loro circa 6 mesi fa una riunione. Quanto avete dichiarato che se fanno cimitero, quanto voi date dalla vostra associazione? Io non ricordo, ricordi? 5 mesi fa erano una UAS, che voi avete detto che deve dare qualche soldi per cimitero, possibile dire? Ricordi? Sì. Quanto avete detto? 5.000 euro. 5.000 euro, ok. Avete sentito, no? Sì. Cioè, discorso come anche questa associazione, dell'associazione della bancarella, loro ha detto per proprio costruire un cimitero che danno 5.000 euro, perché loro c'è circa 300-400 soci dell'ambulanti. Va bene, comunque, diciamo, noi chiudiamo qui, proprio per dire che cimitero islamica, per chiedere o di fare, non significa per creare problema con fede cattolica, non significa questo contro integrazione. Integrazione non può dire con fede religione, integrazione noi intendiamo questo, se un cattolico, un paese islamico, va a pregare Ave Maria, pieno di grazia, Signore con voi, tipo questa preghiera, islamici o altre fede non deve disturbare a lui. E stessa cosa se una induista va un paese cattolico, se dicono Hari Ram, Hari Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, non deve disturbare. Questo significa integrazione, solidarietà. Integrazione non significa dentro una chiesa o dentro un tempio induista un islamico va per dire Allahu Akbar. No, questo significa provocazione a un'altra religione. Perciò con tutto rispetto a tutte le religioni, vi auguro, religione è un ponte per conoscere e un
richiesta per loro fede. Penso che tutto chiaro, qualsiasi giornalisti, se volete sapere qualcosa, qualsiasi amministrazione, volete sapere qualcosa, voi sapete, noi siamo pubblicamente aperto. Via Casilina 525, via Capua 4, noi abbiamo tutti telefoni, email, tutto pubblicamente, dove io ricevo quasi al mese 3-4 minaccia con lettera. Con lettera mi mandano proprio raccomandata, con raccomandata, che io addirittura ho dato anche a Digos della questione che vedi che manda paese me. Perché tutto luce del sole chiaro. Grazie di tutti. Avete qualche domanda? No, sì, bangla, sì, bangla, io volevo bangla, spiegare una cosa tecnica, il nostro pensiero. Dica. Dica. Vuole? Esempio, che solo per legge italiana, anche in Italia, anche in nostra Bangladesh, il popolo in Italia. Sì. Dicendo e spiegando queste cose, che quello che voi lo sai bene, parlando italiano, anche per Bangladesh, che capisce questo mio spiegamento, spiegando queste cose, esempio che voi, noi, lo so, che esempio che io, non è un problema per soldo, per dopo che ho morto, che 3-4 mila che serve. Tante persone come noi, morto, ha visto che dopo morto, per me o per te, prende soldi in strada per mandare questi cadaveri. Per questa cosa, io, lei, io che adesso che compriamo questa terra, 3.000 euro, suo cadavere mandare in suo paese 3-4 mila euro serve. Adesso tu e io compro questo che 3.000 euro che hai pagato, socio di 3.000, uno di 3.000 sì. Persone, automaticamente tuo cadavere rimane qua, anche futuro tuo figli, anche figli. Poi, adesso tu paga 3.000 euro, domani tu morto, tu non hai problema niente. Tu al cadavere è nostra, quella che noi stiamo creando, automaticamente tu non hai problema. Tu anche prima sì. di morire posso dire qualcosa a tua figli, o figli che mio cadavere manda paese, non manda paese, non è un terzino niente, perché qui questo tipo di tanti problemi. Che una persona è morta, lui possibile che ricca, è ricco, però dopo che è morto per lui mandare va cadavere. Va bene Presidente, io concludo con questo, sì, perché ho capito che cosa devo dire. Sì. Allora, voleva dire proprio chiaro. Una cosa importante. Importante è questo, però, voleva dire questo. Discorso che quando uno muore, anche se ho una capacità economicamente pagare 3.000 euro perché io lavoro eccetera eccetera, ma quando io ho morto io non lo so come manda mio cadavere. E sta facendo raccolta ai persone che maggior parte che fanno non va bene questo. Perciò lui voleva dire, sentite, se avete possibilità anticipate. Il comitato gestisce, non va nessuno a chiedere soldi aperture e cadaveri. Sì, 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 no? Sì, e questa è una chiaramente informazione, grazie a tutti. Grazie a tutti. Comunque invitiamo tutti per rimanere con noi con qualsiasi domanda.